calciato. Chi è che ci dovrebbe dirigere un po'? C'ha la voce bella squillante. Dai, chi? Perdani. Vai, capito? No, prima no, è... No, è... No, no, non ce l'ho. Vai, leggi. Urla. Urla. Mezzi per il miglioramento della tecnica di corsa. Esercizi basilari. Skip. I particolari da puntualizzare nell'esercizio sono... Stop. Ogni virgola ci fermiamo e vediamo di commentare. Intervento deciso e coordinato degli arti inferiori. Parliamo di queste cose lì, parliamo di arti inferiori, quindi per adesso possiamo andare avanti. Deciso, poi lo vediamo. Vado? Sì. Che porti l'arto flesso ben alto almeno all'orizzonte e l'arto che scende ben disteso al ginocchio. Sulla mia spalla, se vuoi. Ok? Questa è l'azione. La gamba in appoggio deve essere così. Poi pure stacchi. Piega un po' il ginocchio. Okay. A volte succede questo, non va bene. L'azione di skip deve essere con la gamba distesa, ok? Quindi gamba distesa, ginocchio per la perpendicolare. Non c'è scritto lì? La punta del piede leggermente rivolta verso l'alto. Non deve essere così, non deve essere così. A volte capita questo, ma lo fanno in modo. Già prima di prendere contatto col suolo, il piede dell'arto libero deve essere a martello. Visto, ok? E posizionato sotto il ginocchio. Ok, più o meno così. Ok? Non deve essere, lo dice, non deve essere aperto questo arco e tanto meno che così. La schiena, zona lombare, posizionata leggermente a C. In modo da annullare la lordosi naturale. Le donne che sono in iperlordosi, ok? Ok, per correre, una correzione, leggermente a C appena appena, ok? Questo va, perché? Tum, 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 sulla colonna poi si fa anche sentire, anche per prevenire, ma i possibili problemi. Così. Dai. Deve essere ricercato il rimbalzo del piede sul terreno e non il sollevamento della coscia. Quello che avevamo visto prima, cioè, no, no, fa senza schifo, ok? Ok, vai su e giù, ok? Stira su con la coscia, ok? Invece facciamo quei piedi, su una gamba sola, fallo. Va bene, fallo. Cosa possiamo dire? Potrebbe un pochino stare un pochino più tesa con la gamba, no? È appena appena piegata, eh? Beh, è problemi classici. Dipende, anche perché lei non fa più queste cose qua, quindi è normale, eh? Finito. Ok. Riepiloghiamo ancora una volta. Dai, dai, riparo una volta, così almeno si rendono conto che non si fa. Allora un po' all'inizio un po' di queste cose come me la fa adesso perché se ne sarà dimenticato. Vai, andiamo anche alla sbarra, vai. Va bene, il piede non c'è. Vedete come però non lo fa dare la rigidità. Quindi noi abbiamo quell'altro problema più nel triathlon, di cercare di mantenere scioltezza sopra. Quindi era poteso, poteva la faceva. Ci ha messo tutte le sue memorie a motoria che aveva, se l'ha richiamata, si è concentrata, l'ha fatto, molto rigido, invece dobbiamo ricercare la scioltezza. Quindi è un problema sul problema, dobbiamo far vedere il gesto e dobbiamo restare sciolti. Basilare. Noi nel triathlon c'è anche questo aspetto, tutto quello che si fa la scioltezza. E come ci lavora sulla. Come ci lavora sulla scioltezza degli altri? La parolina è percezione. Allora, vabbè, possiamo fare l'esercizio, vieni, così trattiamo. No, no, non lo fai, no, abbiamo una modella qua, no, ma devi rivedere una mappa, che no, aspetta, facciamo qui, se no è geloso, possiamo. No, lui non deve fare l'esercizio, no, non devi fare niente, devi fare solo, darmi una mappa. Allora,
Chiederei alle prime due file di stare sedute, ce la fanno, quelle di dietro di alzarsi, perché sennò qua non vedono proprio. Allora, sdraiati per terra. Faccio su. Tu vai dall'altra parte. Allora vengo io, aspetta. No, lui hai detto, Allora. Te vecchie, come fare? Allora, incominciamo, qua stiamo sconfinando dall'argomento, ma non tanto. Incominciamo a far capire cosa vuol dire contrazione e decontrazione. Nel triathlon, che chapeau per la vostra federazione, perché grazie ad Angelini, con cui abbiamo ripetute scambi, ma anche andando a vedere un po' di materiale in giro, ha un buon modo di lavorare. Devo essere molto onesto, ho visto che non lascia niente al caso la federazione, poi i tecnici devono attuarlo, però stai giù, contrazione. Allora, percezione della contrazione e decontrazione sull'atleta. Adesso lei è rilassata, l'abbiamo già fatto con questo esercizio della contrazione, tenerti ancora? No. Allora, così sono rilassata. Piano, adesso lo velocizziamo, poi il prossimo presidente, la prossima volta facciamo su tecniche di rilassamento, tutte queste cose qua. Allora, mani lungo il corpo. E quando, te lo dico, ti contrai il più possibile, stringi le mani fortissime, stringi gli occhi, stringi gli occhi, la bocca, tutte le parti, c'è tempo, non lo devi fare in un secondo, c'è tempo 5, 6, 7 secondi per leggerti dalla punta del piede e venire su se tutte le tue parti del corpo sono contratte. Quando te lo dico io, la ferri per i talloni. Oh, mi raccomando. Ci siamo, che domani c'è altria. No, quando te lo dico io, sto pure su. Pronti? E quando hai raggiunto la massima contrazione, io ti vedo, io ti dico, adesso ti sollevo. Ok? E poi c'è la spada. Vai, no. Dai. Vado. Via. Ti sollevo. Vai, stira su. Andiamo giù. Ok, grazie. Questa è la contrazione massima, quindi comincia a fare, ad apprendere. Ah, un atleta cosa vuol dire essere contratti e cosa vuol dire essere decontratti? Cosa vuol dire essere contratti con la respirazione e senza respirazione? Tecniche della... Allora, altra parentesi, sedete un attimo che apriamo. Nel 98 la scuola finlandese di sci di fondo ha fatto un esperimento. Ha preso gli atleti top e gli atleti top B, cioè la seconda fascia, e ha fatto un programma di allenamento classico, fisiologico, aerobico, mentre il gruppo B ha inserito all'interno dell'allenamento anche una parte respiratoria, tecniche di rilassamento, cioè anche una parte un pochino più psicologica anche. In occasione delle varie tappe della Coppa del Mondo, i risultati di vertice dei due gruppi sono stati migliori quello della fascia D. Non vuol dire che la fascia D ha vinto, sono stati migliori della fascia A. La media paragonata sui risultati ottenuti in anni precedenti è migliorata notevolmente quella sulla fascia D. Questo è un esperimento fatto nel 98 per la sci, no. Quindi anche su questo, ma qualcosa la federazione ci lavora su queste cose qua, ha la sua importanza. Per quello che vi dico, un tecnico deve essere una persona veramente che ha per le mani una persona giovane che gli sta facendo crescere tutte queste sezioni, che molti ce l'hanno già, molte persone riescono a averle così, innate, anche quella è una dote innata. Altri non ce l'hanno, cerchiamo di fargliele percepire. Fare percepire cosa vuol dire la contrazione e la decontrazione mi aiuta, quello che diceva il collega, come faccio a fargli fare un esercizio decontratto? Tanto incomincio a fargli capire, cioè, io come allenatore mi sono posto sempre una regola, di non fermarmi mai al primo perché del problema. Cioè, quando io ho un problema, perché rimane rigido? Perché c'ha le braccia, stringe i pugni. Ok, oppure perché nello skip non solleva il ginocchio? Perché
non usa il piede. Potrebbe essere la risposta giusta o forse no. Io cerco di arrivare, laddove mi è possibile, a darmi 5 perché, la chiamo la regola dei 5 perché. Cioè, non mi fermo, tra l'altro questa cosa qua la adotto anche nei problemi lavorativi, perché non è detto che la prima risposta sia la soluzione al problema. Muscolatura addominale bassa potrebbe essere un problema nell'esecuzione dello skip. Non perfetta conoscenza della fase di contrazione e decontrazione del nostro corpo. Non una respirazione non completa. Abbiamo una noi usiamo il nostro, quando facciamo la prova di spirometria, quella lì è l'unica occasione che spingiamo forse l'utilizzo completo del polmone, ma di respirazione c'è la respirazione clavicolare, diaframmatica e quella centrale, polmone classico. Diciamo. Noi solitamente quando respiriamo espandiamo e basta. Poi c'è quella diaframmatica che si, nella fase di ispirazione aumenta la pancia. Cioè, succede esattamente l'inverso. Uno facciamo, no? Quando uno fa una respirazione, comprime la parte diaframmatica, comprimo una parte del polmone. Nella fase diaframmatica succede l'opposto. E poi ce n'è una che non utilizziamo quasi mai, quella clavicolare, che se voi la provate a fare, sentite un leggero indolenzimento. Come ce ne accorgiamo se stiamo usando bene i nostri polmoni? Se noi respiriamo tantissimo, che sentiamo un po' di malore qua, cosa succede? I nostri muscoli intercostali si estendono. È come fare un muscolo che proviamo a fare la spinta, sentiamo questa sensazione. Quindi fare degli esercizi di respirazione sarebbe importantissimo in uno sport aerobico. Nel nuoto, avere una buona respirata nella fase di che si esce dall'acqua, ok? È importante riuscire a immagazzinare bene dell'aria, della bicicletta, della corsa. Quindi guardate quante cose messe insieme potrebbero farci ottenere un risultato migliore senza andare a utilizzare ancora il mezzo specifico. Adesso abbiamo fatto una parentesi su questa cosa, ma mi sembrava interessante fare. Tecniche di rilassamento, tecniche di respirazione sarebbe importantissimo su uno sport di una durata così lunga. Non faccio 100 metri, in 10 secondi ho finito tutto. Un'ora e mezza, o più. Quindi l'importanza, ma non posso arrivare alla risoluzione del problema se prima non mi chiedo quale può essere. Quindi se penulti è finito, se è contratta, se è contratta, se lei non sa cosa vuol dire essere decontratta, cominciamo a fare degli esercizi per farle apprendere che cos'è la decontrazione, che cos'è la contrazione. Dopodiché quello dico, se c'è i muscoli classici, quando fanno sbicco, le braccia rigide, lascia le mani aperte, le dita lasciale che si muovono. Guarda, stringendo le dita, arrivo a stringere i muscoli del collo, ok? Short. Okay. Vedo che non è ancora in grado, utilizzando troppo forza mi va in tensione, riduco un pochino e ci arrivo gradualmente, non c'ho premura, c'ho anni per imparare queste cose a farle. Oggi e domani parto da e arrivo non so dove, quindi la tua risposta è trovo se c'è un problema dietro, perché ho dato una risposta e poi ritorno avanti, poi arrivo nell'esercizio tipico. Allora, ad esempio, Pietro è un po' rigido con le braccia, poi ci sono gli scavettaggi, ad esempio, cioè, ti faccio fare lo skip tenendoti con non usi il piede, non usi il piede, spostami il muro, ok? Cambia, adesso hai sentito cosa succedeva nei tuoi muscoli, cerchiamo di riprodurlo senza più tempo. Bisogna conoscere i mezzi e qui no, ma nessuno nasce imparando, non è che io ho avuto la mia fortuna di avere un grande allenatore che si chiama
Piccole Polatti, allenatore di Stefano Maia. Ho fatto i miei 18 mesi di marina a Spezia e ho imparato un nuovo modo dell'atletica. Ed è stato quello che mi ha insegnato lui, poi dopo di lui Salvo Donati, maestro della sport, non anche per altre cose. Quindi tramite questa persona qua ho imparato, ma ancora oggi, vi ripeto, sto imparando a fare delle cose, sto modulando, sto rivedendo quello che avevo visto prima. Anche l'eccessivo utilizzo della forza nelle esercitazioni, lo devo modulare, ma forse per le specialità più aerobiche lo devo un pochino ridurre, devo modulare. Veloce, però non più tardi. Facciamo la posizione del busto in posizione leggermente a ciste e sacosa per non andare in arcata, in modo da annullare la lordosi naturale, il piede prende contatto con il terreno sotto il baricentro. Devo venire? No. Questo fa. Ok, sotto. Il ginocchio rimane perpendicolare, così in avanti, va indietro. Il piede sale alto e va a impattare sul tallone, sul gluteo, con la punta del piede verso il basso, ok? Fino a toccare il gluteo con il tallone. Come nello skip, il piede che prende il contatto sul terreno deve essere attivo. Faccio gli esercizi con le piedi, balzelli e lo skip e continuo a fare questo esercizio qua. Ok? Trasformo. Balzi, skip, calciato e balzi. Dobbiamo imparare bene. E se avete opportunità di qualcuno che lo conosce, andate lì con loro e fateveli spiegare. Perché non basta un'ora, ci vogliono giorni. Provare se si può su se stessi e poi riuscire anche a trasferire. Movimento ginnastico particolare del corpo con azione di uno di entrambi gli arti inferiori con una breve fase di volo, balzi in generale. Il corpo descrive una parabola con prevalenza verso l'alto, non verso l'uno, devo fare una bella fase di volo. Questo qua bisogna fare fuori, non lo vediamo prima di filmare. Si articola in tre fasi, fase di stacco, fase di riposo, fase di arrivo. I balzi alternati in avanzamento, che sono quelli che interessano in modo particolare, sono una tipologia di esercizio particolarmente utile per l'allenamento della forza specifica del corpo. Tecnica e allenamento della forza. Un'esecuzione corretta è quella in cui l'arto che si trova nella fase di spinta deve essere completamente disteso. Virgola, che non c'è. Ti hanno detto, no? L'arco deve essere completamente disteso, ok? Non deve essere così, perché ho questo pezzo di spinta in meno, vedete? Il mio piede è corretto, esaurisce la spinta. Il ginocchio dov'è? Piegato. Quindi c'ho ancora un po' di spinta. Quindi il ginocchio è teso, ma il piede viene via così, invece no, viene via così. Queste piccolezze qua non fanno una piccola differenza. Piede che esaurisce la spinta, ginocchio che esaurisce la spinta. Queste qua sono centimetri, La mia macchina è già lanciata, con un soffio fa molta strada. Io quel soffio non lo faccio. I balzi e esasperare l'azione di corsa, perché esaspro la spinta. Allora nei balzi sarebbe inconcepibile non vedere l'esecuzione completa della gamba che si distende, l'esecuzione completa del piede che si distende, nei balzi, perché deve essere proprio così. Nella corsa si può arrivare a qualche compromesso. Si deve prestare attenzione, non appena il piede impatta, dove era rimasto? Disteso, successivamente richiamo in avanti alto in maniera armonica. Spingo il mio. Vai un po' a tenergli la sua sedia.
prendo, richiamo, guarda caso si avvicina all'azione della calciata. Da questa posizione il mio ginocchio sale, errore classico, spingo, richiamo, corretto, e poi vado ad appoggiare il piede per terra. Questo. Quando il mio tallone è qua, fare questo. È inutile che se io dico, sembra facile. C'hai le ginocchia basse e il mio ragazzo fa questo lavoro qua. È sbagliato, ti faccio fare solo più fatica. No, hai il ginocchio basso, perché quando il tuo tallone viene richiamato, il tuo ginocchio non viene avanti con il tallone sotto al gluteo. Questo lavoro qua. Invece faccio questo lavoro qua. E allora la corsa calciata, chiede il filmato, dice no, per il triathlon c'è, mi sembra, corsa calciata, cosa vuol dire? Vado a fermarmi ancora di più, la mia decelerazione è ancora più violenta, perdo ancora di più velocità. Per quello che diventa essenziale una tecnica corretta, e come dicevi giustamente, io c'ho una struttura, il mio modello è quello, non corre come Baldini, ma deve correre così, deve correre con questa azione qua, non deve interrompere il suo avanzamento, deve esaurire la spinta. Io non voglio che nessuno corra come me, Stefano Mei correva benissimo, chi vuole se lo ricorda. Cova non caneva come me, però su lui andavano forte, no? Poi dopo uno l'ha battuto, senza fare niente di particolare, quindi anche questo ha la sua importanza. Quindi imparare bene questo. Quindi l'importanza del richiamo, si deve prestare attenzione non appena il piede impatta con il suolo a spingere il corpo in avanti e in alto, prediligendo la lunghezza all'altezza e il baricentro del c'è un errore qua, questo lo dico. E le braccia bilanciano l'azione degli altri fermi. Le braccia non devono fare questo. Le braccia di conseguenza fanno questo. Deve essere un movimento naturale. È difficile. Cioè, non è vero. Non è, cioè, allora, sembra che è difficile, perché siamo contratti. Allora nascono quei movimenti strani, gente che corre così, su due binari. Voi immaginate, mettere semplicemente, fate una prova, fate 10 passi mettendo con la stessa forza, come se si possa misurare, mettete un piede più vicino uno dietro l'altro, ok? 10 passi, e fate 10 passi mettendo i piedi su due righe bianche che tirate a 20-30 cm dall'altra. Arrivate più indietro. Il mio passo a fare questo non è uguale che a fare questo, sono centimetri solo per l'azione della corsa. Eppure ce n'è di gente che corre sui binari, no? Anche atleti forti, anche atleti forti. Prima è forte, ma sarebbe più forte, non sarebbe più difficile. Logico che a 40 anni uno che corre così non vada a cercare di cambiare, ne sa ormai. Ma un ragazzo giovane non glielo consente di farlo così. Guarda, stai correndo su due binari. Nella marcia, quando fanno 50 km, se corrono su due binari non ci arrivano più in fondo. Quindi l'importanza dell'incrocio. Quindi, dicevo l'errore, che prima parlavamo verso l'alto perché parlavamo di balzi verticale, adesso poi i balzi invece alternati, un'altra cosa avanti. Pezzi di miglioramento della tecnica di corsa, questi sono vari esercizi, prenotando con passaggio sfumato dalla corsa, cioè tutte le parti dell'esecuzione dell'esercizio sfumandolo alla corsa può essere utile per raffinare il passaggio. Quindi il trasformare da A è molto molto utile, tutti i passaggi. Non è facile, perché sfumare da un'azione all'altra, grazie, prego. Tutta questa serie di esercizi, ora allungo, curando, io quando corro, dico, fateli a lungo, non ne faccio fare a quattro contemporaneamente, ne faccio fare una alla volta e guardo come corro. Avanti. Ve l'ho messo lì, forse non interessa le categorie giovanili. Allora, questo qua secondo me è un lavoro molto importante per i triatleti di tutte le fasce di età. Consiste
in 9, 8, 10, 12 stazioni di esecuzione di esercizi tecnici che abbiamo visto prima di forza, intervallati da, ad esempio, posso già farlo per le categorie giovanili, in continuazione, senza cercare di non avere praticamente un attimo di pausa. Cioè, fare un esercizio e parlo con 40 metri di skip, 40 toccate di skip o di calciata. Cioè, faccio questo, 40 secondi di skip, faccio l'altro, dura 7, 8, 6 minuti continuativi, pulsazioni 170, 180, altissime, impegno muscolare, trasformare un'esecuzione direttamente in condizioni di affaticamento nell'esecuzione di un gesto tecnico, quale lo skip o la calciata. Oppure, in 100 metri di corsa tecnica, molto duro, e qua parliamo già di atleti che salgono, 100 metri, metto una stazione da una parte dall'altra, pare che sono a carico naturale, ma là dove non ci fosse, io sono allenatore, devo farlo il solio, lo aspetto dall'altra parte, mi fa l'esercizio, 100 metri, quindi vuol dire che fa 1000 metri di corsa, a ritmo di 3, un buon atleta, parliamo di 3,10, 3,15, cioè se sommiamo 100 metri, viene un tempo intorno a quel ritmo lì, ma dove recupera facendo un'esercitazione che sono sicuramente recupera niente recupera. Possiamo arrivare a fare 200 metri, sto parlando di atleti già di un certo livello della categoria minimo junior, per le categorie giovanili lo facciamo in circuito con gli skip e con le cose di quelle categorie sotto la categoria junior. Young 14-17 200-400 metri, ma sono arrivato a fare 1000 metri, 8 volte, è meglio fare potenza aerobica 6 volte in 1000 o fare un lavoro così? Marco Corino, quando lo vedrai a Cuneo, chiedigli un po' che esperienza è stata. Personale, un ragazzo che è stato nazionale junior, 2-3 anni di Cuneo, non lo allenavo io, è venuto da me, io abito a Bissola, lui abita a Cuneo, è venuto a cercare, mi diceva, ah, sapevo che allenavo un ragazzo. Io ho detto, guarda, io allenare per corrispondenza non lo faccio, se tu ti sacrifichi, mi sto facendo l'università 2 volte a settimana, quindi a me, io sono disponibile ad allenarti. È stata dura per poverete da alcuni perché servire nella passeggiata, abbiamo fatto questa cosa qua, questo qua, quando era 3 anni che non faceva più miglioramento, ha fatto il suo personale in 8 e 13 su 3.000 euro. E ha fatto tutti i suoi allenamenti lunghi, cioè il medio, 10 km di medio, più veloce della sua carriera, in questi anni qua. Quindi, vedete, come sono le categorie su 800.000 metri. Siamo arrivati a fare qualcosa di proposta per il ciclismo, rulli, circuito. Faremo il modificato per il triathlon. Intervelleremo in mezzo delle esecuzioni non più di forza, dell'esecuzione di corsa, quindi dei circuiti con la corsa e la bicicletta, con l'obiettivo di migliorare i cambi, parte, fase cruciale nel ciclismo, il passaggio dalla bicicletta alla corsa, no? Ci abbiamo quel momento di crisi per trovare che cosa? Quella che era la parola che avevamo visto prima, l'adattamento. Cioè, trovare perché il nostro organismo può adattarsi, ha difficoltà ad adattarsi a quello, noi lo mettiamo in condizione di allenarsi e di adattarsi attraverso un lavoro specifico. Quindi lavoro, circuito 3, modificato per il triathlon, comprenderà bicicletta, laddove possibile sui rulli, laddove possibile in pista, dove te lo lasciano usare, intervallato con l'azione di corsa. Lavoro di potenza aerobica sotto forma di circuito 3. Questa è una parentesi per una prospettiva che potrebbe essere, oggi abbiamo parlato del giovanile, dove andremo a finire con le categorie superiore, lo può fare l'atleta evoluto, ma lo può fare anche l'atleta non evoluto. Cosa cambia? Il carico, la qualità del lavoro, la quantità, ripetizioni 2-3 volte. Quando l'abbiamo fatto sui 1000 metri, l'abbiamo fatto 2 volte con 1000 metri e 1 volta con 800. Sì. Mamma mia! No, ma non vi spaventate perché ho visto i vostri lavori del triathlon e non mi ha spaventato, eh? E vi assicuro che vi allenate molto 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 più
i nostri fondisti. Se i nostri fondisti iniziano un po' a fare un po' di triathlon, adesso mi spiego perché i triatleti stanno facendo dei mazzi, scusate il francesismo, ai nostri mezzofondisti. Perché nell'atletica non ci stiamo bene tanto. Attenzione, siamo partiti da A, stiamo arrivando alla lettera Z. Non proponete la lettera M all'inizio. L'obiettivo parto e arrivo. E se parto da uno che ha 18 anni e non ho fatto ABCDF, le devo ricostruire. Mi servirà, cambierò i tempi, la durata, ma lo devo fare. Test di verifica, ho messo due test di verifica che secondo me possono essere utili. Test di restare in appoggio su un solo arco, con l'arco in sospensione piegato a livello del ginocchio, restare per 30 secondi, ripetere sul arco e vedere se ci sono dei problemi di propriocettiva. Vedete? Lo fate voi, la moglie, la fidanzata, il figlio, vi fate dire, guarda un po' come sono. Per la forza, balzi, tripli, decisi, per oppure anche corsa aria, verificando il numero di passi e tempo, ottimo test questo. Test della rapidità, lo skip verificando il tempo, o su 80-100 metri, numero di passi, verificando, cioè di passi, verifichiamo il tempo e i passi. Avanti, ok, clicca, veloce, devi... no, scusa, no. Devi cliccare con un mouse, so perché si vede un po' di cose, oh. Non va, ok, non va, ci vedo un po', ma parte, si vedrà così così, e abbiamo finito, anche poi siamo arrivati, abbiamo iniziato, beh, il quarto d'ora che abbiamo perso all'inizio l'abbiamo ricordato. Sì, adesso lo vediamo, questo qua l'ha fatto a Milano un allenatore, è stato allenatore della nazionale della velocità, però gli esercizi. Allora, sarebbe già bene abituare, soprattutto nella fase giovanile, al modo in cui si corre, ok? Quindi utilizzare già nei piedi nella fase di riscaldamento, vedete? Il piede sotto, rimbalzato, elastico, alleniamo. Potrei anche fare l'allenamento solo così, eh? Utilizzando il piede, questo potrebbe già essere anche un allenamento, però io sono lì sul campo, guardo, vedo, parlo, interagisco. Vedete la testa? Cosa la vedo se uso i piedi? Che la mia testa sale su e giù, se è una donna le zinne vanno su e giù, si vede da questo se c'è questo evento, se invece la testa vedo che sempre rimane lì, no, no, le cose. Questa è la corsa. Questi sono bravi. Sì, sono bravi. Poi ripeti. Noi dobbiamo aggiungerci anche l'aspetto della scioltezza e della respirazione. Cioè abbiamo anche questa cosa qua da inserirci. Vedete l'appoggio? Adesso è utile per vedere queste, per chiarirlo. Non è facile vedere uno mentre corre, finché uno non ci allena. Bisogna allenarci un po' l'occhio, eh. Vedere che succede questo, che la gamba va a colpire sotto la sua baricentro. E volevo fare dei filmati con degli atleti che vanno con Angelini, non c'è stato il tempo per farlo. Che forse era più bello che uno diceva, fammi vedere, però si è atletica, vabbè. No, perché anche Angelini vi assicuro che è molto bravo su questo. Poteva essere benissimo in quel gruppo che state vedendo sul filmato. Vedete la cosa che dicevo, non correre su binari, vedete che l'appoggio è quasi un piede dietro l'altro. Occhio, questo è un aspetto da curare, perché gente. Perché? La fatica per spingere per mettere un piede qua è la stessa come metterla di qua, con la differenza che faccio dei centimetri in più. Siamo disposti a buttare via le cose? Bene, quando le distanze si allungano i centimetri fanno un po' di differenza, eh? Sono in condizione di prendere quello davanti o sono in condizione di quello di dietro a fare più fatica per andare a prendere. Questa è un'esercitazione, non è che si corre così, eh?
vado a stimolare, vado ad allenare, vado a, tra virgolette, a potenziare. Sto facendo potenziamento, quando faccio una natura tecnica che accento le spinte, sto facendo un'esercizio di forza. La forza è cos'è? È spingere. Cioè io quando sollevo una penna da una scrivania faccio un'azione di forza, una forza minima, ma è una forza. Ho sollevato una cosa. Se vado a guardare, sollevare 100 kg, sollevare è comunque forza. Sì, ma poi si arriva, però hai capito, se io lavoro così, anche per non rendere monotono, il nostro un atleta, uno sportivo, reagisce agli stimoli. Quando lo stimolo di quell'esercizio è finito, se io ne do di nuovo, ben venga queste cose qua. Oggi, l'altra volta, forse non si è avuto, facciamo gli skip a coppie, due che vanno avanti, due che vanno indietro, cioè uno fa uno skip in avanzamento, l'altro non fa indietro, poi viceversa, ruotando su se stesso, poi uno va a modificarlo e a complicarlo, tendo sempre a dove, cioè questa cosa per mettere sempre in difficoltà per avere nuovi processi, nuovi stimoli. Adesso guarda come sta. Altra cosa importante che dobbiamo fare, scusate, la mobilità coxofemorale, questa qua, quindi esercizi di slanci, questi qua, farli è utile, perché se io per esempio fai una falcata più ampia,
ma se io ho dei limiti già articolati, allora perché non fa quello? Perché non c'è forza, ok. Sì, no, la forza è a posto, allora perché? Perché non ha una grossa mobilità a livello coxofemorale. E allora devo fare qualcosa, e quello è un problema che oggi abbiamo nei ragazzi che non hanno grande mobilità articolare. Qua lo fanno gli ostacolisti, ma lo fanno anche, io lo faccio fare anche a chi non è ostacolista, per avere proprio questa maggiore mobilità. Consideriamo come esercizi di mobilità questi qua, però adesso poi dopo c'è qualcosina di quello che avevamo parlato, mi interessa. Non so se nessuno di voi ha letto la biografia di Pelé, il calciatore. Ciao a tutti. Ciao. Bello, perché ho scoperto le cose, ecco, qua vediamo, prima di farlo. Quello che facevamo prima con Deborah, salita esplosiva, discesa lenta, allena la forza, forza esplosiva allena. Questi sono importanti da fare. Questo qua è un esercizio che secondo me va bene sia per il ciclismo che per la corsa.